Ragazzi, buongiorno. Come si può trovare il tempo per allenarsi? In tantissimi guardano al mio esempio, al nostro esempio di me, i miei colleghi Barning e tutti i professionisti del settore ci guardano con ammirazione e dicono che fortuna che hai, tu vivendo di questo puoi allenarti dalla mattina alla sera. E in realtà noi, proprio perché siamo dentro questo settore come professionisti, come imprenditori, siamo i primi ad aver difficoltà a trovare tempo per allenarsi, anche proprio poco tempo. E allora cosa bisogna fare? Ovviamente ci alleniamo, però bisogna organizzarsi al meglio. Come procedo nelle mie giornate? Nella maggior parte, adesso questo è un periodo in cui sto chiuso di là in ufficio a produrre contenuti, portare avanti progetti, campagne, insomma mantenere tutta la giostra Barning, la palestra, i contenuti online è un lavorone, e quindi a volte mi trovo ad alzare lo sguardo, siamo già a sera inoltrata e ancora non mi sono allenato. Come faccio? Allora mi alleno a blocchetti, devo ottimizzare il tempo e allenarmi a blocchetti. Appena, anziché fare la classica pausa caffè, esco fuori dall'ufficio e faccio un primo blocchetto da un quarto d'ora, 20 minuti di allenamento, che ne so, magari faccio un blocchetto solamente dedicato alla verticale o alla mobilità o entrambe le cose, oppure in un altro momento della giornata, di nuovo un quarto d'ora, 20 minuti libero, ovviamente prima mi sgranchisco un po' e faccio un blocchetto, che ne so, un circuitino per allenare la forza. Un altro giorno posso, mi trovo a fare un primo blocchetto di nuovo sulle skills e poi in un altro momento della giornata un altro blocchetto dove vado a fare magari qualcosa di endurance, più ad alte ripetizioni, più a sfinimento, oppure ancora magari mi faccio un circuito metabolico, il classico HIIT, il Tabata, dove vado a lavorare in maniera un po', un pelino più cardio. Se fai fatica a trovare il tempo per allenarti 2 o 3 volte a settimana in palestra, e allora è più facile trovare quei 20 minuti, mezz'ora tutti i giorni, se ci pensi è più facile trovare tutti i giorni un tempo di questo genere per allenarsi, piuttosto che allenarsi in maniera meno frequente ma a dedicargli più tempo. Trova 20 minuti, un quarto d'ora e allenati secondo il criterio dei blocchetti, come ti ho detto prima. E così l'allenamento diventa anche più efficace fare poco ma di frequente. Questo è tutto, spero di averti dato degli spunti utili per trovare nella tua vita super impegnata il tempo per allenarti, e ci vediamo nel prossimo video. Seguimi sul mio canale YouTube per rimanere aggiornato su tutte le novità, oppure cercami sulla mia pagina Instagram. Ciao!